Vi ricordate quella bellissima hack di Pokémon Sole e Luna GBA? Ovvero il video "Che schifo Alola"? Gli studio è la mia professione. Adesso parlami un... È uscito giusto giusto un aggiornamento qualche giorno fa, perché la vita ovviamente deve essere bella. Andiamo a vedere se ha corretto gli errori. Ci conto poco. No, no, no. Sì. Sì, praticamente vi ho saltato la parte che avevamo visto l'altra volta. E abbiamo questa squadra, attenzione. Gnorpolo, che sarebbe Storocraft, poi Rotom Pokédex, Babbalucco e il cinese. Basta, perché sinceramente non ne ho altri pronti. La mia domanda resta sempre una: ma il creatore ci ha giocato effettivamente questo gioco per stabilire se i livelli siano adeguati? No, perché io mi ritrovo con Pokémon al 20, uno al 20, gli altri intorno al 12-13 e poi loro ce li hanno al 24. Però magari sono io stupido e basta. Guarda come ti evito, eh. Ciao. Ok, ho fatto quel bellissimo trucco delle non caramelle rare per non salire di livello, per non dover affrontare allenatori durante la strada, e vediamo un po' come si evolvano i nostri Pokémon. Prima Babbalucco, magari. No. Vediamo sto bellissimo sprite. Dovrebbe essere quello che hanno fatto quelli di Poké Community. E infatti, Extreme Speed. Scusi? Al 30. Si evolve il gatto di Oggy e gli scarafaggi. Però questo qua è rosso e non verde. Ora posso rusharmela tipo tantissimo. Tra l'altro vorrei farvi notare un attimino lo sprite di Mimikyu. Ah, che bello Pokémon Sole e Luna. Vorrei saltare un po' gli allenatori che ci sono qua perché non ho la voglia in corpo. Ok. Via. No. Ma che... Non impara Quick Attack! Non puoi impararlo, un ciccione di merda! Dove siamo? Mele Mele City. Auli, intendi. Professor Oak! Eccoti qui, ciao a... Prof, e lei cosa ci fa qui in questo posto? Beh, io sono il guardiano di Mele Mele. Cosa tu? Mi avevano detto che era un Pokémon a proteggere questa isola. Esatto, e il mio Pokémon è in mio possesso. Beh, essendo il tuo Pokémon, è in tuo possesso. Avanti, lottiamo, ti metterò a dura prova. Perfetto, non ho paura, combattiamo. La struttura di una frase, questa sconosciuta. Oh no, è tappato. Che sprite dello schifo. Aia. Sì, però non puoi dare le statistiche di un Ghastly a Mimikyu. Non puoi. Cosa ti costa aprire Yape? Modifichi da lì le stats. Ma non ci sono ancora su internet. Bulbapedia, se non sai l'inglese vai su Pokémon Vikia. Fottiti. Io per sicurezza salvo prima che magari mi si glitchi il gioco a merda. Ricontrollalo sto cazzo di gioco. Buon bambin Gesù. No, sono iperglitchato. No. No, stai scherzando, devo rifare tutto da capo. No, eh? Ho dato sfogo alla mia abilità da hacker per risolvere il problema. Walk through walls, che attiverò dopo, e questa. Ora ho un esercito di 10 Dwai. E va bene così. Ciao, 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 ciao. 23. Mi hai sconfitto. Lo sapevo, hai vinto. Perché avevi dubbi, prof? No, certo che no. Quando ho scelto te e Green per viaggiare in questa isola, sapevo che sareste stati migliori. Ma quale è il tuo segreto? Roba che per evitare di mettere l'apostrofo, sbagliando logicamente, ha messo quale... Beh, il mio segreto è quello di credere nei miei Pokémon. È la sicurezza che mi fa vincere. Ottimo, il tuo compito è finito. Arrivederci. Ma c'è Ascio che ciummo. No, non lo voglio sfidare. Endopoli. Con la musica del Team Rocket. Questo qua non è modificato. Lugia.
Ok. No, aspetta. Devo insegnarti a usare le flag. Comunque, complimenti per avermi rubato l'idea dai meandri nascosti di Chano's Quest. Ottimo lavoro. Ma qui? Ah! Ultramondo. Magari trovo Basu e compagnia? E alla fine sei arrivato, stupido ragazzino. Ma lo avevo previsto. Ti osservo da quando hai ricevuto il tuo starter. Allora, quei punti di sospensione, che poi devono essere tre tra l'altro, però vabbè, succede, ti fanno sembrare un quarantenne. Le virgole, porca troia, le virgole! Ho osservato tutte le tue imprese e sfide in questa palestra, Pococo. Ash non l'ho sfidato però, grazie lo stesso. Ciao, Max! Ecco che arriva Star Platinum. Allora, cosa dire di questo gioco? Che voto gli diamo? Un pesce. In faccia. Per ucciderti.